Comunque quella cosa lì che adesso mi chiedete, non ve le posso raccontare in radio queste cose, però quell'esperienza lì dove io ho incontrato me stesso attraverso delle pratiche, è stata una delle esperienze più potenti della vita. Prima quella lì, questa è la seconda, forse una delle più, la prima è quando proprio ho visto Dio, proprio che mi ha detto oh, e poi non era Dio. E come gli era? E poi ma come, davvero? E come gli ascoltatori di ieri mi voleva portare nel bosco. Io, vieni, te... io te le conseguenze. No, in realtà era Dio, però cioè, fulminato, era Dio, era Dio. Fulminato sulla via di Damasco, capito, capito? No, no, però ho incontrato quello lì, perché ragazzi... No, non sto scherzando, lì dentro, dentro lì il nostro bambino, le nostre cose così, vivono dentro di noi continuamente, ovviamente non è che c'è dentro una persona, no? Però quelle emozioni lì, quelle ferite, quelle cose lì, non so, quei dolori così, vivono lì dentro, in qualche modo... Dopo noi attraverso la vita cerchiamo, come dire, di mettere, come si dice, sotto il tappeto, no? Cioè di superarle dimenticandole, no? Ma loro sono lì e lavorano là sotto, certo. Loro lavorano in silenzio tutte le paure, le cose. Quindi non bisogna dimenticarle, bisogna affrontarle e accoglierle, perché non è questione di dimenticare, non si dimentica niente. Bisogna accogliere. Tanto tornano fuori, ragazzi. Tanto la metti giù nella giungla e vien fuori di là. O vieni fuori, schiacci di qua e vien fuori di là, capito? Quindi, ragazzi, abbiamo un po' di messaggi vostri. Mille, molti di più rispetto a quelli dell'organo, se non ti funziona. Ah, domani puntatona. Ah, no, ho scritto a Cinelli intanto, scusami, ecco. Vai a sentire. Se potessi incontrare la me di 20 anni fa, le direi di stare tranquilla, di farsi meno paranoie, ma soprattutto di accettare la propria omosessualità. Brava, brava. Brava. Io le direi e dalla via un po' di più che non ce l'hai solo tu, oh, per la miseria. Brava. Ma ad adolescente. Brava. Sai, ti stai, posso dire una cosa? Se ci sono dei bambini, abbassate la radio, sempre che diciamo una parola. Cioè, c'è un pezzettino del film Little Miss Sunshine dove il nonno dà il consiglio. Certo. Questo consiglio, ecco, se tu avessi avuto il nonno di Little Miss Sunshine, sì, che è ascoltatrice, che dice: Jane, cioè, è la voce dell'esperienza che parla. Apri le orecchie. Scopati un sacco di donne. Ehi, non una soltanto. Papà. Un sacco di donne. Basta, capito? Te ne sei fatte? Papà! A me puoi dirlo, te ne sei fatte? Dai, per favore. No, cavolo, hai 15 anni, no? Mio Dio, ma devi farti, papà, un po' di gnocca giovane. La gnocca giovane è la cosa più bella del Ehi, mondo. Ehi, papà, basta, falla finita. Non vorremmo un nonno così, ma che meraviglia. Quando i nonni perdono... Quando perdono i freni inibitori, sì, che la parte, cioè, è la parte frontale del cervello, lo sai, che è quella cosa lì. Ti racconto sempre. Beh, lui si faceva d'eroina, però, sì, vabbè, di non, senza arrivare a tanto. No, perché io lo so, perché a un certo punto un mio amico fece un incidente e si danneggiò la parte frontale del cervello, e per cui cominciava a dire le cose che non bisognavano dire, ma era meraviglioso, poi è guarito, però insomma è molto interessante. Allora, abbiamo anche quello che dice. Sì, sì. Allora arrivo, arrivo. Non te la lasciare andare, Riccardo. Non te la lascia scappare, che una così non la ritrovi più. Ah, il regret, quello è quando hai... Posso dire, caro ascoltatore Riccardo, ma magari è nella tua testa che è quella che non troverai. Magari nella tua testa l'hai idealizzata, era lei, era lei, era lei. Ti sei fatto sto viaggione, era lei, bastava farci magari un weekend, dici, mia, due coglioni. Cioè, non si sa mai. Poi ti pare, da adolescente, hai già trovato quella là. Siamo 6 miliardi? 8? Ma questi due da dove saltano fuori? Questi due? No, eravamo 6 miliardi quando te c'avevi 20 anni. Negli ultimi anni? No, forse 5 miliardi. Abbiamo avevi aumentato di 2-3 miliardi. Sì. Oh, ragazzi, a me mi sembra che invece l'avete state dando via abbastanza, invece che dire la dovevo dare un po' di più. Comunque anche qui noi abbiamo un riferimento che nasce dal momento, nel film di Dorian Gray, cerca film Dorian Gray, cerco Dorian, cerca Gray. Dorian Gray, cerco, c'è la risposta Gray a questo ragazzo. Forse dovresti andare a parlarle. Io non credevo. Non essere timido, vai. È che io non saprei. L'attimo è fuggito. Magari era con suo marito. Oh, sensato e ragionevole. Si può morire di buon senso, Dorian, facendosi scappare ogni attimo. La vita è un attimo, non c'è niente dopo. Quindi fai in modo che arda con la fiamma più viva.